Ma scusi, le ha annunciato due delibere sulla questione turismo. Tra le varie misure e attività commerciali è per evitare la gentrificazione. Volevo chiederle se tra le misure previste è prevista anche una regolamentazione degli arrivi, misure di questo tipo, come già è stato fatto in altre città. Chiariamo bene, perché questa è una materia delicata. Il turismo a Napoli è una straordinaria notizia. Noi abbiamo raggiunto livelli di presenze turistiche storiche che Napoli, almeno nella storia dal dopoguerra ad oggi, non aveva mai raggiunto. Un flusso stabile, un flusso costante, turismo di qualità, non c'è massificazione. Quindi questo è un tema che oggi rappresenta non una notizia bella, di più, perché l'economia che si è mossa a Napoli in questi anni lo si deve alla cultura e al turismo, tanto che a proposito di statistiche, da 3 anni insieme a Matera, ma Matera è una piccola città, Napoli tra le grandi città è quella che più cresce per turismo e cultura. Detto questo, siccome noi sappiamo che anche per il turismo c'è bisogno di una visione politica e di un governo di questi flussi, vogliamo evitare quello che è accaduto in città altrettanto turistiche così importanti, italiane come Venezia, ma anche europee come tante altre. Cioè due fenomeni che possono essere molto preoccupanti. Uno, la cosiddetta massificazione turistica, cioè che alla fine i prodotti che si vendono sono tutti uguali, che i turisti camminano così come se fosse un'invasione di turisti, una città senza meta, insomma una serie di cose che abbiamo conosciuto. Quindi da questo punto di vista noi stiamo operando affinché si eviti che la notizia buona di una serie di case vacanze, a bed and breakfast e attività ricettive che stanno crescendo possono andare a spopolare, depauperare completamente alcuni luoghi del turismo della nostra città. Cioè, per esempio, per fare un esempio concreto, in un edificio non potrà accadere che se prima c'erano 5 piani in cui una fetta erano residenti storici, una fetta turisti, una fetta bed and breakfast, diventino solamente bed and breakfast, perché se così facciamo alla fine non avremo più gli abitanti del nostro quartiere. Quindi regolamentare, limitare un fenomeno che può portare anche a una forte ribaltamento dei costi degli appartamenti della nostra città. Io vado per titoli perché poi quando faremo la proposta. La seconda qual è? Che è un rischio che in qualche zona già si può paventare, cioè quello che si vanno a modificare le identità artigianali, commerciali ed economiche di alcuni luoghi. Per esempio che un vicolo diventi sottofatto di friggitorie, oppure che dei grandi supermercati possano aprire nel cuore del centro storico. Quindi fare in modo che si vanno a incentivare tutti coloro che mantengono o aprono botteghe artigiane, esercizi commerciali tipici, trattorie tipiche, e a disincentivare chi vuole fare solamente delle speculazioni di natura commerciale o andare a modificare molto l'identità di alcuni luoghi della città. Quindi ci sarà una regolamentazione, poi nel dettaglio la vedrete, è un lavoro che stanno facendo parecchi assessori, credo che nei prossimi giorni faremo una delibera di giunta di proposta al Consiglio. Ultima cosa, incentivi di che tipo? Tipo sgravi fiscali, per esempio sulle tasse comunali? Sono tutte, insieme la COSAP, ma anche le tasse, quelle sui rifiuti, varie cose, quindi ci sarà un incentivo anche di natura economica.